anni che cerco di fare le mossette come Justin Timberlake, 5, ma non 6, ho l'età, non 8. Ho l'età, non ho più l'età. Ho gli occhiali sulla punta del nasino come i nonni, ma dove voglio andare? Ci vorrebbe qualcuna che sia brava a ballare. Ce l'abbiamo! Eccola qua! Buongiorno! Ciao Claudia, allora hai detto vi tengo compagnia ma ognuno resti a casa sua, bravissima! Assolutamente sì, per l'amor del cielo, è un periodo molto delicato, anche molto importante, ormai è diventato lo stesso per in giro per il mondo, tocca rimanere a casa, è l'unica maniera per sconfiggere insomma un po' questo virus e far sì che possiamo tornare alla nostra normalità il prima possibile. E che si fa lì a casa di Baby Kay? Si canta, si balla, si suona, cos'altro? Sì, allora, mi sono resa conto che non c'è giorno dove non mi metto a cucinare e mi metto a cantare. Ho scoperto questo mio nuovo lato, non sapevo, insomma, e ogni volta ci penso al vicino che ho la cucina, insomma, proprio accanto al suo appartamento e ogni volta penso chissà che cosa penserà, mi odierà. Però, sì, insomma... Pensa il mio di vicino... Che sono anche stonato. Tu almeno sei una cantante. Io canto e sono stonato. Pensa al mio di vicino. È fortunato il tuo vicino, Ma penso che anche lui farà lo stesso. Guarda, non ci resta che ballare e cantare. Hai ragione, perché comunque tiene sullo spirito, mantiene insomma questo senso di positività che è necessario in questo momento. Quindi brava, una chef canterina, meravigliosa. Esatto, ormai ci si sfoga soprattutto perché la musica ci permette di fare questo e poi nel frattempo io ho lanciato delle dirette su Instagram in pigiama, si chiamano le pigiama party. Meraviglioso. Fresco de pigiama, quindi... mi unisco, ne faccio una anch'io stasera e poi te la mando. Vabbè, tu non hai il pigiama come Baby Kay, dai. Sì. Ma tu che ne sai del mio pigiama? L'hai mai visto? No, perché lui è molto serio, per quello, sai, Baby Kay. Allora, sembro serio. In questo periodo, naturalmente, cioè, ci vuoi tenere compagnia alla grande, quindi è uscito anche il tuo nuovo singolo, Buenos Aires. Sì. Come dicevo, ho cercato di procurare tutto il tipo di intrattenimento possibile, quindi ci siamo con Buenos Aires, un nuovo singolo, è uscito anche il video, ho lanciato anche diciamo il trend su TikTok, per cui uno può imparare anche la coreografia. Perfetto. Del video. E me lo devo scaricare TikTok, me lo devo scaricare perché questo non ce l'ho. Io invece sì, quindi... No, è una nuova app che veramente vedo grandi e piccini, chiunque. Sì. No, molto carina, sì. No, so che cos'è perché è una nipotina, però io non ce l'ho, devo scaricarla. Tiene tanta compagnia, quindi seguiremo il tuo tutorial, comunque faremo come te i passi di questo nuovo singolo. Baby Kay, grazie mille per questo appello a tutti gli amici di Radio Bruno di restare a casa. E ci hai anche segnalato come cucinare cantando, che mette tanta allegria e buon umore. Grazie. Sì, ma ci mancherebbe assolutamente, ragazzi, restiamo tutti a casa, è l'unica cosa da fare. Andiamo idealmente a Buenos Aires con Baby Kay. Grazie. Grazie ragazzi, un bacione, buona quarantena.